Nel pomeriggio tardo di ieri, 18 aprile 2023, c'è stato un incendio piuttosto grande, divampato allo scalo di San Lorenzo. Apprensione tra quelli che si trovano a transitare il luogo sotto la tangenziale est, hanno visto nel giro di pochi minuti una colonna di fumo piuttosto elevata che si è letteralmente alzata. Probabilmente da un camper che era locato in zona San Lorenzo, il mezzo è stato avvolto dalle fiamme alle 6 del pomeriggio circa. Per delle cause ancora tutte da accertare in via di accertamento, il luogo, i poliziotti, i vigili del fuoco, le fiamme alte hanno creato anche del fumo che ha portato ad una non visibilità nella zona in questione. Traffico letteralmente andato in tilt, caos anche a livello veicolare, tanto che la situazione però è stata abbastanza grave. Bloccando infatti la circolazione, i poliziotti hanno permesso che dopo 2 o 3 ore la situazione tornasse alla normalizzazione, a normalizzarsi, anche perché poi il fumo è letteralmente sparito. Dal narratore italiano di YouTube Italia è tutto, iscrivetevi, commentate, se abitate a Roma, se avete o no visto questo fumo e le fiamme che sono divampate. Ciao!